Siamo con Yitzhak Furlanich, presidente del Consiglio Comunale di Trieste, una città che ha attraversato la storia del Novecento con grandi discussioni, scontri, e ancora oggi questa storia fa discutere, a partire da una decisione dell'amministrazione comunale che ha deciso di celebrare quella che secondo te non è una data da ricordare. Soprattutto non ricordare come la data della liberazione di Trieste. Trieste fu liberata per la storia, il 1° maggio del 1945 con l'ingresso delle truppe jugoslave, partigiane, a Trieste, e invece l'amministrazione comunale di Trieste, pur essendo un'amministrazione democratica di centro-sinistra, intende festeggiare un'altra data che è il 12 giugno, cioè l'ingresso delle truppe anglo-americane a Trieste, mentre non considera momento di liberazione l'ingresso delle truppe partigiane. Questo ha scatenato una discussione in cui tu hai preso una posizione molto chiara. Qual è? Sì, la mia posizione è chiara da storico, da politico, da uomo di sinistra, ovvero che la liberazione della città è avvenuta il 1° maggio, anche il 2 se vogliamo, perché anche il 3 si sparava ancora, comunque in quei giorni lì da parte dell'esercito di liberazione jugoslavo. Ma direi che la mozione diceva una cosa ancora più falsa, ancora più sbagliata, ovvero indicava nel 12 giugno 1945 la fine della guerra per Trieste, dal punto di vista storico un'assurdità colossale, perché passi che per alcuni non vi sia liberazione il 1° maggio, ma dire che la conclusione della guerra l'abbiamo avuta il 12 giugno 1945, una assurdità storica. Posso capire e dire che la guerra sia finita con la firma del trattato di pace del 1947, ma altrimenti ogni altra data è una pura invenzione. Ovviamente non ho potuto che votare contro a una mozione che diceva una cosa assolutamente falsa dal punto di vista storico. Spiace che sia stato l'unico a votare contro. Ma com'è possibile che a Trieste ancora non ci sia una storia su cui convergere, nel senso che ancora ci sono delle date che non vengono riconosciute, nonostante in tutto il mondo si consideri la fine della guerra e la liberazione dal nazifascismo come la sconfitta dei nazifascisti? E come si possa ancora qui invece negare, l'evidenza storica? Ma perché una è l'analisi storica e poi una è l'opinione della persona, della gente comune. Io parto da un presupposto. Viviamo in un paese, ed è l'unico paese al mondo, credo che per l'8 settembre 1943 usi il termine armistizio, mentre in tutti gli altri paesi del mondo si parla di capitolazione dell'Italia. E la storia è fatta in funzione del popolo italiano, perché a differenza della Germania, l'Italia non ha voluto fare i conti con il proprio passato, non ha voluto fare i conti con il passato fascista, con il periodo fascista, e dunque ci sono ancora queste discussioni che dal punto di vista storiografico a livello europeo credo siano ampiamente concluse e superate. Tu sei un esponente di Rifondazione Comunista, oltre a un membro della comunità slovena di Trieste, e dopo questa tua posizione hai trovato solidarietà, diciamo, da parte di entrambe le comunità, degli antifascisti di entrambe le comunità, oppure c'è ancora una divisione anche su questo, anche nel campo progressista? Ma direi che in questi 2 giorni, tra ieri e oggi, ho avuto attestati di stima, di solidarietà, di continuare la mia battaglia, inviti a continuare a farlo.
numerosissimi, numerosissimi anche da gente magari da cui non mi sarei aspettato questi attestati. Arrivano sia da sloveni che da italiani, cioè inutile negarlo, anzi mi fa piacere che sia così, anche perché vorrei ribadire che lo stesso esercito di liberazione jugoslavo era costituito da partigiani sia sloveni che italiani, e spesso qualcuno lo vuole dimenticare. E poi nelle mie dichiarazioni io non sono entrato nel merito dei 40 giorni di periodo di governo jugoslavo per alcuni occupazione, ma semplicemente ho portato alla luce quello che è un dato storico ineccepibile, ovvero che l'esercito jugoslavo faceva parte delle forze alleate, era considerato tale dagli angloamericani, pertanto a tutti gli effetti il 1º maggio Trieste è stata liberata.